Molti di voi sicuramente si ricorderanno del Commodore 64, il computer più venduto al mondo, che è rinato proprio a Udine, o meglio in Friuli, un viaggio tra Cividale. Siamo Udine, con Michele Battilana, che ci spiega un po' come è stata questa rinascita. Beh, noi siamo storica software house degli anni 80 con Commodore 8-bit e anche Amiga dopo. Passati quegli anni gloriosi e intensi in cui poi la Commodore è fallita, intorno al 93-94, non ci è rimasto molto in mano se non emulare, quindi anche con licenze per farlo in modo ufficiale e legale, i vecchi sistemi. Qua abbiamo un vecchio joystick a cui eravamo tanto abituati. Vecchio, ma nuovo, perché funziona sia sul computer che funziona su questo. Cos'è, una tastiera? Questo è un vero e proprio computer. Per quanto la tastiera sia finta, dentro c'è un computer, si attacca alla TV con una buona qualità, si attacca a questo joystick, ci sono 64 giochi dentro, se ne possono aggiungere altri. Eccoli qua. Magari qualcuno si ricorderà, insomma, di questi giochi. O anche, no? Linguaggio Basic, per esempio. Ma senta, ma come è venuta questa idea? L'idea è un attaccamento, era una necessità. Quando è venuto meno tutto, la Commodore chiamavamo, l'hardware non è stato più costruito, tutto stava andando a pezzi. D'altra parte poi i sistemi nuovi diventavano più potenti e in grado di emulare il vecchio, che sia sul telefonino, che sia in uno scatolotto piccolo, con anche pochi soldi tutto sommato, allora la necessità e la possibilità è diventata prodotto. Quando lo ritroveremo sul mercato? Questa è la settimana prossima, è il primo in Italia, però su Amazon e altri canali dovrebbe essere dal 29 marzo. Costo? 79,90 euro. Una volta costava una cifra. Sì, ma costava uno stipendio, una volta si facevano grandi sacrifici, però anche con il risultato che i ragazzi potevano capire non solo i giochi e perdere tempo, ma anche capire che ti piaceva programmare. Questo servirebbe un po' anche adesso, probabilmente. Servirebbe anche adesso. Adesso impariamo Office, però ci hanno allontanato dal mondo della programmazione, dal fare tanto con poco, dal capire come funzionano le cose. Saranno felici papà, nonni, ma sì, anche figli, no? Sì, secondo me questa è un'occasione anche di dialogo tra generazioni, perché io ti faccio vedere quello che piaceva a me, il nonno spiega al nipote, il papà, eccetera. Anche questo joystick è strano per uno che lo vede per la prima volta, no? I joystick di oggi sono diversi. Eppure pixel sullo schermo, joystick con questa forma strana, danno delle soddisfazioni con una grafica anche più essenziale, ma con degli effetti anche che sono regole classiche del gioco che danno soddisfazione, che ti mostrano che bastano pochi kilobyte e non servono investimenti milionari di